E ciao a tutti ragazzi e benvenuti come al solito nella top 10, quest'oggi per i nastri trasportatori, la categoria Belt System. Top 10, ma in realtà ne vedremo 5, proprio 5 chicche, alcune poi saranno doppie, purtroppo la categoria non è proprio, come dire, ben fornita, però fra quelle poche che ho scelto, secondo me ci sono veramente cose interessanti. Restate appunto all'ascolto. Ditemi anche voi poi se le avete già viste, usate, se vi sembrano interessanti o meno, se fanno comodo o meno, perché è una categoria, ripeto, un po' purtroppo a volte sfruttata veramente poco. Detto questo, ovviamente vi lascio al video, buona visione, ci vediamo a fine video. Ingaus Ravenna MD11 di Big Farmer 145, purtroppo solo per PC. Qua vediamo, che ve l'ho anche fatto vedere ed utilizzato sulla Vulcan, praticamente un nastro trasportatore apposta per quelle ballette piccole che ci sono appunto alcune imballatrici che le creano, che le abbiamo anche già viste, e potete appunto mandarle su nel fienile o non so se volete mandarle anche nello spazio, ma non credo che abbia la potenza necessaria ed è fatto apposta, quindi poi ovviamente magari vi serve una mappa o comunque un placeable che abbia una finestra in cui non ci sia una collision, perché sennò non funziona bene, però ripeto, lui dopo ovviamente indipendentemente funziona anche da solo, però ne fareste poco. Ve lo consiglio perché insomma è carino da utilizzare, insomma non tutti i giorni, però insomma ci sta. Can Agro HD922VT di Agrartechnik Nordeifel, PC e console. Ce ne sono due che girano, devo dire la verità. L'altro carino era quello di Farmer Andy e un altro autore, però dovendo scegliere fra uno e l'altro, questo era anche per console, quindi diciamo che ho dovuto optare per forza per questo. Che cos'è? Se non avete già capito, ma si capisce benissimo. Alcuni rimorchi che hanno il portello grano, quindi quel portello piccolino da 20 cm per 20, più o meno, diciamo nella realtà, potete far scaricare il rimorchio dentro nella tramoggia di questo tubo che poi appunto lui manda e va a scaricare ad esempio uno span di fertilizzante, uno span di appunto concime, uno span di calce, quello che volete, insomma poi è scriptato mi pare per diverse cose, quindi sappiate che c'è, lo potete trainare ovviamente in giro, si dispiega tutto quanto ed è fatto molto bene, anche questo utilizzato sulla mappa Italia. C'era un qualcosa di simile, vediamo quindi il mobile production della Fliegel, ILS Agrar, c'era qualcosa di simile anche in Farming 17, non so, ma forse addirittura nel 15. Praticamente avete, chiamiamolo un container che si apre perché quello è una volta dispiegato, o un triplo cassone, vedetelo come volete, che ha praticamente un nastro e quindi voi scaricate qua, diventa un'area, una zona di scarico e il nastro poi scarica dietro se stesso, quindi qua vabbè sta facendo un mucchio sul terreno che forse ha poco senso, però torna utile appunto in questa configurazione qua, no non c'è neanche una foto scusate, dove appunto magari scaricate, potrebbe esserci magari un altro camion o qualcosa che voi scaricate in tanti con magari rimorchi più piccoli e c'è uno che raccoglie magari appunto con volume maggiore, diciamo, come succede quando raccogliete barbabietole, eccetera, che prima si scaricano, dopo col mouse, non quello che avete per muovervi, ma con roba mouse, li caricate, eccetera. Insomma, avete già capito. Volevo farvelo notare perché secondo me era passato un po' inosservato e potrebbe, ripeto, tornare utile. Purtroppo, vabbè, solo PC. Lizard Baler Combi STV03P di Castor e DS Agrar Service PC, anche console. Purtroppo Lizard in parte, però DSA la marca una parte c'è, una parte no. È vero che è sotto Baling Technology, ma diciamo che se non avete il suo nastro funziona o non funziona. Cosa serve? Mi dispiace, ripeto, che sia Lizard perché è brutto vedere, secondo me, il marchio Lizard, non ce l'ho su particolarmente, però non lo apprezzo neanche così tanto. Vi fa praticamente una sorta di go away, dovete sistemare qua il nastro che va a caricare questa imballatrice che poi sul posto appunto vi dà delle balle fasciate
e quindi vedete le scarica, voi le spostate, quindi potete fare un mini cantiere. E ho visto anche fare, però mi sembra poco realistico, se non erro, anche la trincia che traina tutto ciò e vi dà subito i balloni in silato, però adesso poi vedete voi dove, come dire, operare e come operare. Volevo mostrarvela perché secondo me anche questa magari è passata un po' inosservato, non lo so, ci stava insomma nella categoria, ripeto, anche se sarebbe ovviamente più Bailing Technology, ma ci stava anche qua. ZZP60, tra parentesi ZM60A, di Pavel Tikhonov, PC e console. Qua dovrei dirvi sì per le carriere Est Europa, sì certo, ma qua dovrei dirvi opera d'arte, veramente, perché insomma è fatta veramente molto bene, curata, con le sue animazioni, con i suoi dettagli, utile, particolare, l'ho mostrata in un video abbonati, è piaciuta molto, fidatevi che merita tanto, merita veramente tanto. E cosa fate qua? Ovviamente Belt System, andate lì vicino a Mucchio di Granella, lui la raccoglie, la convoglia e la scarica, perché vedete qua, vabbè, qua è già tutto chiaro, un'unica immagine, si capisce tutto. Molte configurazioni, potete avere sì e no i carter sopra le pulegge, quindi attenzione poi se in caso, se siete senza, non mettere le mani fra le cinghie, mi raccomando, la sicurezza prima di tutto. Quindi veramente, proprio aprite una carriera Est Europa, scaricatela, punto. E siamo così giunti alla fine del video e chiedo ora a voi, qual è la vostra preferita di quelle che ho presentato? Ce n'era una o più che non conoscevate? Scrivetemelo nei commenti. Detto questo, un saluto, fi bravi e ci vediamo alla prossima puntata di questa particolare serie.